Come dici? Come non puoi mai dormire? Ma perché? Ma no, ma per te non vale il detto chi dorme non piglia pesci. Dai, guardiamoci questa night routine insieme. Ciao amici, oggi vediamo insieme la mia night routine di quando ho avuto una giornatina di quelle con i fiocchi, insomma, quelle che vanno secondo la legge di Murphy. Se qualcosa può andare storto, lo farà? Esatto, capita a tutti, no? Esci di casa la mattina e torni la sera che hai accumulato lo stress di una settimana intera e magari è solo lunedì. Infatti, io prima di andare a dormire voglio assolutamente fare pace con la giornata, così sono sicura di svegliarmi con il piede giusto il giorno dopo senza nessuno strascico della giornata precedente sulle spalle. Ho messo a punto una mia night routine antistress che secondo me è la più rilassante del mondo e oggi la condivido con voi. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per prima cosa, appena torno a casa mi tolgo i vestiti del lavoro e mi metto qualcosa di super comodo. Io a volte mi metto subito direttamente il pigiama. Potete fare anche così per essere sicuri di rispettare il secondo passaggio, come faccio io. Decido con tutta me stessa di non fare nulla di stressante fino al giorno dopo e di coccolarmi fino alla fine della serata. Se avete famiglia, spiegate normalmente che avete avuto una giornata difficile e avete bisogno di calma assoluta, magari di stare un po' da soli. Lo capiranno. Ovviamente, se capita un imprevisto, bisogna intervenire, ma altrimenti cercate di fare il meno possibile. Ma dopo una giornata di merda al lavoro, se vado a fare un aperitivo e butto giù un bicchierino per sentirmi più rilassata, no? Molti lo fanno, ma sapete una cosa? L'alcol non aiuta a ridurre lo stress. Ci sono diversi studi medici al riguardo. La sensazione di rilassamento è solo temporanea, poi a lungo termine aumenta l'ansia, la depressione e il cervello fatica a gestire lo stress. Poi i bar e i locali sono rumorosi, pieni di gente, ma per gestire lo stress ci vuole calma, silenzio, relax. Se volete bere qualcosa, fate come me. Buttate giù una bella tisana rilassante a base di tiglio, biancospino, passiflora, arancia dolce. Io non consiglio la camomilla perché a qualcuno fa l'effetto opposto, cioè sveglia. A chi è mai capitato? Sorseggio la tisana con calma, con una bella musichetta rilassante e mi impongo di non fare niente, come se fosse una meditazione. E questo della tisana meditativa è il mio terzo rituale. Il quarto passaggio della mia night routine antistress è una cenetta light, magari con l'insalatona bruciagrassi che trovate in questo video o l'insalatona di riso che trovate in quest'altro video se siete più mangioni. I link sono nella scheda cliccabile qui in alto e in descrizione. Non cerco consolazione nel cibo e non mangio pesante, altrimenti la mattina dopo è ancora peggio. Se volete vedere altre ricette sane, gustose, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche, così sarete i primi a vedere i nuovi video. Quinto passaggio della mia night routine. Dopo cena, meglio evitare televisione, Netflix o altro, soprattutto nessuno dei film o serie televisive ansiogene o violente che vanno tanto di moda. Ma come non posso perdermi l'ultima puntata del Trono di Spade? Io, quando ho una di queste giornate o sono via per lavoro, faccio così, me la faccio registrare la puntata e la guardo il giorno dopo. E se volete proprio staccare dallo stress del mondo, togliete la suoneria di Messenger, Facebook, WhatsApp, così evitate anche gli spoiler.
Se qualcuno ha davvero bisogno di voi, esiste la buona, vecchia telefonata. Sesto passaggio, bagno o doccia calda ma con aromaterapia. Ah sì, io mi butto una boccetta intera di bagno schiuma nella vasca. Va bene, e va ancora meglio aggiungere gli oli essenziali. I migliori sono la lavanda, l'arancio dolce, il bergamotto e il geranio. Dopo il bagno è bello stare un po' sul divano in compagnia del partner, a parte che si rispettino le regole della night routine, oppure da soli a leggere un buon libro. Io di solito mi faccio un'altra tisana di melissa da sorseggiare, ma se mi metto sul divano mi sa che ci dormo pure. Se vi cala la palpebra, anche se è presto, andate direttamente a letto a questo punto. Bisogna dormire bene. E questo è il settimo e ultimo passaggio della mia night routine. Un buon sonno rigenerante. Un buon sonno è il miglior rimedio anti-stress. Assicuratevi di essere sotto le copertine entro le 10, massimo 10 e mezza. Anche se non dormite subito, state sotto le coperte, fate dei bei respiri rilassanti e il sonno arriva. Ma come, a letto con le galline? Certo, lo dicevano sempre i nostri nonni, a letto presto e sveglia presto. Quelli erano i ritmi naturali e lo sarebbero ancora oggi se non fosse tutto sotto sopra questo mondo a rovescio. Se ho scadenze o impegni importanti per la mattina successiva, preparo tutto prima di andare a dormire. Così dormo benissimo, senza pensieri. A proposito, ho spiegato come organizzare la stanza per dormire al meglio in quest'altro video per la giornata mondiale del sonno. Trovate il link nella piccola i qui in alto e in descrizione. Ok, buonanotte! Noi andiamo. Semplice, visto? Se vi è piaciuta questa night routine, condividete subito questo video con i vostri amici e sui vostri social. Aiutateli a vivere con meno stress e facciamo anche diventare grande questo canale insieme. Nei commenti fatemi sapere come vi ha aiutato questa routine o cosa fate voi per concludere al meglio una giornata a dir poco difficile. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! E questo è il settimo e ultimo. Spoiler!